Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nona puntata di Road to Europa. Siamo sempre qui con la nostra Inter, abbiamo simulato 5 partite, di cui 2 di Coppa Italia, andata e ritorno contro la Sampdoria. Nello scorso video vi avevo anticipato che ero arrivato comunque in semifinale e oggi vedremo com'è andata, anche se da questo primo screen potrete comunque vedere un risultato su 2. Molto promettente per noi, e inoltre ho simulato anche 3 partite di campionato, quindi abbiamo 5 partite da vedere. Vi anticipo già che sono state particolarmente positive per noi, perché comunque abbiamo fatto un'ottima impressione. Abbiamo proprio dato l'idea di una squadra che non vuole arrendersi e che lotta fino alla fine. Veramente mi sono piaciute molte queste partite, perché non avevo mai giocato con una squadra che lottasse così tanto per portare a casa anche un pareggio. Quindi mi sta piacendo molto la carriera per come si sta sviluppando. E un grazie comunque, devo darlo comunque anche a voi, perché mi state dando ottimi consigli che sto mettendo in pratica sul campo e vedo che mi danno degli ottimi risultati. Quindi grazie anche a voi e passiamo alle partite. Partite simulate 5. L'ultima era la sconfitta con il Napoli, come vi avevo fatto vedere. Passiamo comunque alla vittoria per 2-1 su un campo complicato come quello dell'Hellas Verona. Andiamo a vedere anche un po' nel dettaglio questa partita, così. Intanto vi anticipo già che ho vinto le 3 partite di campionato tutte per 2-1, quindi accontentiamoci di questo risultato. Come potete vedere dalle statistiche è un 2-1, ma i nostri tiri in porta sono 13 contro 1, il possesso 56 contro 44, quindi è stata una partita giocata solamente da noi, ma decisa all'89esimo da un gol di Belfodil, che mi sta segnando abbastanza, non tantissimo, ma abbastanza. Quindi lo sto rivalutando come giocatore, anche se l'idea dello scambio con Gabbiadini mi piace sempre molto di più l'italiano. Altro ringraziamento comunque va per le vostre vostri consigli sui giovani che vi avevo chiesto se era bene o male portare in squadra, che li ricordo anche qui, sono Obi, Krizetig e Lungo. Quindi adesso attenderò comunque la fine della stagione per decidere bene fino all'ultimo cosa farne di questi giocatori e poi insieme valuteremo. Andiamo oltre, quindi vittoria in campionato. Pareggio in andata di semifinale contro la Samp a Genova, questa, quindi un pareggio comunque in trasferta che vale oro. Partita decisa veramente alla fine, Obiang al 90esimo e Milito al 92esimo. Per questo vi dicevo comunque che è una squadra che mi sta piacendo molto, perché lotta molto per non perdere la partita e non solo in questo risultato, ma vi farò vedere anche nelle altre partite che ci sono vari capovolgimenti di fronte. Sampdoria che comunque ha giocato veramente molto bene. Sono andato parecchio in difficoltà, quindi era un ritorno molto ma molto complicato, perché se la sono giocata fino alla fine, forse un pareggio mi va anche stretto, potevo perderla questa. Come vi dicevo, alto 2-1 in campionato con la Roma. Roma all'andata avevamo vinto 5-1 a Roma, questa volta invece abbiamo sofferto un pochettino di più, ma comunque il risultato non cambia. 3 punti presi, va benissimo così. Gol dell'ex, Thiago Motta al 41esimo che aveva pareggiato. L'altro gol di Belfodil, statistiche più o meno pari, quindi partita equilibrata, decisa da un Alvarez che mi sta giocando anche lui molto molto bene, quindi mi piace anche lui molto. E poi una grande gioia, il ritorno in Coppa Italia, finalmente. Siamo tornati a vincere le supplementari, questa cosa mi mancava particolarmente, devo dire, perché ormai vincere nei 90 minuti in Coppa Italia non mi dava più soddisfazioni. Quindi ora ho voluto spremere la squadra fino in fondo, fargli giocare 120 minuti perché ne avevano proprio bisogno. Cosa è successo in questa partita? La Sampdoria era andata in vantaggio con Pozzi, pareggio di Milito, 90 minuti chiusi qui. E poi dopo, ok, abbiamo
Ah, come potete vedere, rigore fallito da Milito. Il suo respinta ha fatto gol. Portiere ha parato, respinto centralmente. Milito ha fatto gol, quindi molta, molta fortuna. E anche qui statistiche più o meno pari. Parte il possesso palla, comunque tre tiri in più io ho fatto in porta, ma secondo me nei supplementari, perché a fine dei 90 minuti eravamo proprio pari, pari, pari. Quindi mi è andata di lusso questa finale, che vi anticipo, giocherò contro la Juventus. Quindi una finale che ripresenterà il derby d'Italia, sarà una finale dove noi arriveremo con una condizione diversa, perché stiamo veramente vincendo tanto. E conto di giocarmela questa volta, non conto di partire sconfitto, ma voglio giocarmela fino alla fine. Altro dato positivo, Zuculini, 8-8, sta continuando comunque a giocare veramente su grandi livelli, mi piace veramente molto, anche perché ve lo ricordo, io l'ho acquistato parametro 0. Ultima partita, poi dopo vi farò una breve mini storia su questa partita. Vittoria per 2-1. Ok, sempre il nostro classico 2-1, sofferto come un cane e le statistiche non rendono completamente fede alla mia sofferenza, però ho sofferto veramente tanto. Partita molto movimentata, infortunio di Guarin che ci lascia in 10 perché io al 74esimo, errore mio, avevo già finito tutti i cambi, espulso 6, anzi magari 6, 4 minuti dopo cambiasso, quindi siamo rimasti in 9 e Kofi all'87esimo, quindi partita molto maschia, molto combattuta. E anche qui decisa al 93esimo da Alvarez. E come potete vedere, dai titolari spunta il nome di Andreolli. Ma perché ho deciso di schierare Andreolli? Questo che oltretutto mi ha fatto una partita veramente di merda, ma ora vi farò vedere il gol che ho preso. L'ho deciso di schierare perché mi aveva chiesto un colloquio, il buon Andreolli, dove si lamentava di non aver giocato abbastanza. Ok, allora gli ho detto che gli avrei dato una possibilità. Lui era anche felice, cioè proprio aveva detto che sperava che mantenessi la parola. Io l'ho messo titolare col Genoa. E lui, ora vi farò vedere che cosa mi ha fatto. Ovviamente taglierò il caricamento, se no vi cascano le palle. Ok, ci siamo, il nostro primo gol. Anzi no, ripartiamo. Queste sono le azioni, mi sono sbagliato io, pensavo facesse vedere solo i gol. Solo le azioni, eccole qua. Partiamo noi. Ecco qua. Non me la farai mica vedere tutta, spero. Ah no, ecco, questo forse c'è il gol. Non me lo ricordo il primo, adesso lo guardiamo insieme. Comunque giro palle incredibile di questo. Ah ok, sì, dovrebbe esserci il primo gol qua. Forse, eh. Sì, è una manovra un po' costosa. Ok, sì. Ha bucato veramente le mani a Perin qua, guarda, incredibile. Fuori gioco. Scusate. Scusate. Ah no, ok. Ok, guardate. Andreolli cosa fa? Voglio riproporvelo. Fino di lì. Guardate il numero 6. Questo. Ok, abbandona. Questo è come sono stato ripagato da Andreoli, quindi penso proprio che l'ho sostituito a fine primo tempo, e la mia pazienza non è durata oltre. Quindi, ricapitolando, questi sono i risultati. 4 vittorie, di cui una supplementare, e un pareggio. Ottimo rollino. E la classifica parla chiaro ormai. 25 partite, la Juve è sempre prima, noi siamo a meno 10 ma con una partita in meno, quindi un potenziale meno 13. L'Atalanta invece, che era a pari punti con noi nell'ultimo episodio, si sta distaccando ed è a meno 4. Un'ottima notizia, devo dire, perché stiamo incominciando comunque a respirare, anche in caso di sconfitta,
Manteniamo comunque il secondo posto, sì. Quindi ottima cosa. Il Milan sta facendo la sua rincorsa Champions e ha adesso meno 2, ma un potenzialmente meno 5 dalla Samp. Comunque dovrei fare una nota di merito alla Sampdoria perché è davvero un'ottima squadra. Io non mi aspettavo una squadra così ben organizzata, ma comunque veramente complimenti. Comunque, per ricapitolare, abbiamo fatto 5 partite, siamo arrivati a metà. Che cazzo vuoi? Ok, siamo arrivati a metà febbraio. E magari il prossimo aggiornamento darò un colpo abbastanza in giù. Arriverò fino qui. Arriviamo a metà aprile, facciamo 2 mesi. E poi ci concentriamo bene sul finale di stagione, quindi ultimi 2 episodi per concludere la prima stagione e poi arriverà il bello, perché se riuscirò a mantenere questo andamento arriveremo in Champions e lì avrò bisogno di tutti i vostri consigli per giocarmela al meglio. Per oggi vi ringrazio, per la nona puntata è tutto, devo dire. Grazie per aver guardato il video. Ci vediamo presto col prossimo aggiornamento.